La loro forza non è in qualche impresa grandiosa, è la condivisione, scegliendo di essere poveri. La grande forza è il servire, la misericordia che perdona. Noi siamo ammirati e grati di quello che le suore delle poverelle hanno compiuto e compiono. L'arcivescovo ringrazia così le tante religiose presenti per la celebrazione da lui presieduta in onore di San Luigi Palazzolo, appunto il fondatore delle suore delle poverelle, canonizzato lo scorso 15 maggio. Un segno di riconoscenza nel quale il vescovo Mario unisce anche tutti coloro, personale, medici, volontari e parenti, che si prendono cura degli ospiti dello storico istituto intitolato al Santo e che da 25 anni è parte della Fondazione Don Carlo Gnocchi. Accanto all'arcivescovo concelebrano il vicario episcopale della zona pastorale 1, Monsignor Carlo Azzimonti, il presidente della Fondazione Don Gnocchi, Don Enzo Barbante, il predecessore, Monsignor Angelo Bazzari, il cappellano della struttura, Don Innocenzo Rasi. È lui che porge il saluto di benvenuto. Sono presenti anche la vicaria generale della congregazione, suora Anita Moroni, e la consigliera generale, suor Clelia Sudiro, e la superiora dell'istituto, suor Gabriella Lancini. Non mancano i vertici di Don Gnocchi. Dall'eroismo della carità si avvia l'omelia del vescovo Mario. C'è la tentazione di pensare che l'eroismo della carità, la testimonianza della risurrezione, lo zelo per l'evangelizzazione siano un'impresa per persone particolarmente dotate di forza, di intelligenza, di intraprendenza, di salute, di resistenza. La memoria di San Luigi Maria Palazzolo, la sua canonizzazione, la sua opera e ciò che è nato dal suo carisma suggeriscono piuttosto di fare l'elogio dei deboli, di esaltare la fragilità. Quale forza è richiesta allora per dare testimonianza della risurrezione? La disponibilità a perdonare, l'imitazione di Gesù nel servire, la condivisione dei beni perché nessuno sia bisognoso. Poi la forza di scegliere la povertà. Il miracolo che i discepoli sono chiamati a compiere non è il miracolo economico, cioè quell'impegno a moltiplicare le risorse, quello sforzo di spremere le ricchezze della terra per il sogno impossibile di essere tutti più ricchi. Il pensiero torna a San Luigi Palazzolo. San Luigi Maria Palazzolo ha quindi reso testimonianza della risurrezione del Signore con grande forza, ma con la forza di Dio, non con quello che la mentalità mondana chiama forza, potenza,